Era professoressa Posso Wolfsburg, sì. incominciare a parlare? Sì, grazie, grazie. Io ti ho già presentato lei. Passo la parola ad Anna Maria. Anna Maria, Grazie. dai la parola a chi Sì. ritieni corretto. Professoressa Vrus, allora può cominciare e iniziare. Grazie, grazie. Buonasera, sono professoressa Vrus, la presidente della Società Dante Alighieri di Pola. E la società Dante Alighieri esiste ancora del tempo dell'Austro-Ungheria perché a Pola è stata fondata nel luglio del 1919, primo presidente il dottor De Vescovi, e già a quell'epoca contava 500 soci. E poi nel 1947, con l'annessione dell'Istria alla Jugoslavia, purtroppo è stata sciolta, ma a Pola il culto di Dante ha lunga data. E ho trovato un documento dal quale ho appreso che nel 1900 un gruppo di giovani polesani organizzavano balli, giochi a carte per raccogliere del denaro per commissionare un busto di Dante. E quindi hanno ordinato questo busto. Il 15 maggio del 1901 è arrivato a Pola il busto bronzo di Dante fatto dallo scultore Ettore Ferrari. È messo sotto la loggia del Palazzo Municipale. Purtroppo Dante, che conobbe la via dell'esilio, seguì le alterne vicende delle nostre genti e il suo busto fu trasportato a Venezia, dove si trova tuttora. Io ho più volte richiesto la restituzione, ma non sono riuscita. A Pola la società Dante Alighieri è poi è stata ricostituita con la formazione dello Stato croato nel 1992 e la prima presidente è stata la professoressa Marisa Slanina per 4 anni e poi dal 1996 ad oggi sono presidente io. La nostra società opera nella sede della Comunità degli Italiani di Pola. E devo dire che la comunità è sempre collabora con noi, ci porge ogni aiuto del quale abbiamo bisogno e spesso anche organizziamo assieme delle serate o concerti, come il concerto che abbiamo organizzato in memoria di Sergio Endrigo, nostro concittadino, e anche la partecipazione all'apertura del cinema Alida Valli. Quindi sia la comunità che la Dante Alighieri ha il desiderio di tenere sempre vivo il ricordo dei nostri concittadini che erano famosi. Noi in questi anni abbiamo organizzato più di 100 corsi di lingua italiana a tutti i livelli e con l'aiuto della sede centrale abbiamo anche distribuito molte borse di studio per un mese, per la permanenza di un mese in Italia. Alla fine dei corsi, sempre abbiamo organizzato delle gite, soprattutto a Ravenna, abbiamo portato i nostri corsisti sulla tomba di Dante e abbiamo avuto sempre una stretta collaborazione col Comitato di Ferrara, dal quale abbiamo anche ricevuto in regalo un busto di Dante fatto dalla scultrice. Dalla scultrice Guidetti, quindi Mirella Guidetti Giacometti, e poi oltre a Ferrara siamo sempre stati in contatto con il comitato di Udine, di Trieste, di Ravenna e anche di Vienna, che sono venuti un paio di volte anche da noi. E quindi la nostra attività è sempre molto vasta. Adesso siamo fermi perché a causa della pandemia, ma comunque in questi lunghi anni abbiamo organizzato serate letterarie, conferenze, mostre. Abbiamo per esempio organizzato la presentazione di Folco Quilici, l'italiano, la lingua dell'armonia, i 1000 libri dall'Italia, astrazioni mediterranee, i viaggi pastorali di Giovanni Paolo II in Italia in ricorrenza dell'80° compleanno del Pontefice, che era una mostra filatelica. E recentemente abbiamo anche fatto una conferenza, un ciclone di nome Francesco, per il Papa Francesco, e poi
siccome io ho insegnato anche in una scuola superiore di teologia italiano, e un nostro studente che poi ha fatto il dottorato a Roma, ha fatto una conferenza su San Tommaso, che è il protettore di Pola. Quindi il comitato di Pola ha partecipato a vari congressi internazionali e quindi si presenta così fitta di impegni l'agenda del comitato Dante di Pola, e devo dire che abbiamo anche partecipato all'apertura della scuola media superiore italiana, per la quale in quell'occasione abbiamo stampato la cartolina inaugurazione della scuola, perché la scuola media superiore porta il nome di Dante Alighieri, e in questa occasione io ho pregato la sede centrale se poteva mandare un busto di Dante per mettere nell'atrio della scuola. L'allora ambasciatore Bruno Bottai, che era sempre molto presente alle nostre richieste, ci ha esaudito questa, e difatti ci hanno mandato, e nell'atrio della scuola Dante Alighieri c'è questo bellissimo busto che raffigura il sommo poeta. Quindi ci siamo in quell'occasione, all'inaugurazione della scuola, è venuto il presidente, l'allora presidente Carlo Azeglio Ciampi nel 2001, accompagnato dall'ambasciatore Bottai, e al suo ritorno a Roma, dopo pochi giorni, ho ricevuto una telefonata nella quale mi dicevano che mi è stata conferita l'onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica Italiana, e che il presidente Ciampi motu proprio mi ha reso questa riconoscenza e questo graditissimo atto di riconoscenza, che mi ha impegnato ancora maggiormente a lavorare più alacremente per la Dante e per la conservazione della lingua italiana nella nostra regione, che l'Istria è una regione bilingue. Quindi noi dobbiamo quindi stare molto attenti a conservare non soltanto la lingua, ma anche i costumi, le tradizioni delle nostre genti. Per una comprensione e una stima reciproca è necessario non soltanto lo studio della lingua di un popolo, ma anche la conoscenza della sua cultura. Quindi compito primario della Società Dante Alighieri è quindi quello di diffondere non solo la lingua, ma anche far conoscere agli appartenenti della maggioranza, siano essi sloveni, croati o d'altro, la cultura, gli usi e i costumi di quella minoranza con la quale convivono, che è qui la minoranza italiana. E soltanto allora potremo parlare di una convivenza pacifica, di un costante scambio di valori con i vicini, di un continuo e meritevole arricchimento, inevitabile arricchimento nel nome di una cultura universale di cui in Dante riconosciamo il simbolo. Quindi noi siamo sempre molto, molto presenti nella nostra città. Noi un paio di anni fa abbiamo fatto anche una bella rappresentazione nel Teatro Popolare di Pola. È venuta dall'Italia una equipe da Sanremo con le recitazioni dei versi dall'Inferno, musica e balletto, e noi abbiamo organizzato per le scuole italiane e all'insaputa si sono presentati tutte le scuole della città, anche le scuole croate hanno presenziato la matinée. E alla sera mi ho invitato tutte le comunità italiane dell'Istria, quindi era affollatissimo il teatro, è stata una bellissima rappresentazione, erano tutti molto contenti. Noi pensavamo anche per adesso, in questa occasione del settecentesimo dell'anno di Dante, di organizzare una lettura di versi in dialetto giuliano-veneto, e purtroppo la comunità adesso è chiusa a causa del Covid. Speriamo che presto potremo riaprire e quindi
anche fare questa manifestazione. Abbiamo fatto poi molte rappresentazioni alle quali sempre abbiamo invitato anche i soci della maggioranza, soprattutto letture di poesie dei nostri connazionali che scrivono in dialetto, e quindi penso che tutti apprezzano la nostra attività, perché vedo che anche i cittadini della maggioranza vengono volentieri ad assistere, specialmente quando sono i concerti, che possono seguire anche se non capiscono bene la lingua italiana, ma possono seguire. Noi siamo contenti che partecipino anche loro, perché così, ecco, la convivenza è migliore, più sentita, e possiamo vivere in pace. Non so se avete qualche domanda da farmi, io sono qui pronta a rispondere. Prego. Sì, aperto, sì. Professoressa, sì, aperto, siamo, sì, un po' in ritardo. Lei aveva da farci una grande sorpresa, invece, se ho ben capito. Sì, posso leggere una poesia? Esatto, volevo è la chiudere sorpresa con questa poesia scritta. Grazie. Da un mio grande amico che purtroppo è venuto a mancare, un ingegnere, ma scriveva in dialetto. Opzione, vero? Son restà con ti perché ti son l'aria che respiro, e il sol corrido, la lagrima co pianso, perché ti son ti tutto il mio dolor, e il canto, il vanto. Son restà con ti perché sei in me tutti i tuoi ieri, i tuoi domani, tutto il tuo tempo, perché son me il tuo seren, tu le piove e il vento. Son restà con ti per vivere coi tuoi morti, per sentirti in te le vene, per coltivare i orti e crescere insieme alla vite e all'olivo. Sono resta con ti perché solo di ti in ti vivo. Ecco, questo è, penso, un sentimento che tutti noi rimasti sentiamo, attaccati alla nostra terra, e che vogliamo conservare la nostra lingua e le nostre tradizioni. Io vi saluto e vi aspetto a Pola. Un arrivederci a Pola. Grazie Silvana, e grazie, Silvana, per questa, grazie per questa bellissima poesia, grazie veramente, ecco, tanto. Grazie a voi, e scusatemi di questo ritardo, ho aspettato il custode, ero tutta eccitata perché non veniva, era tutto chiuso. Va bene, va benissimo così, grazie Silvana. Tranquilla, grazie. Silvana, ma ti resti con noi o ti va via? No, resto con voi, però. Allora, ecco, va bene. Allora grazie. Ecco, grazie a voi. Allora Donatella, tocca, sì, a te, grazie. Sì, ecco. Allora, ecco, grazie a tutti, io saluto, ringrazio innanzitutto il Libero Comune di Pola in esilio e la NVGD di Milano, scusate, ho confuso la NVGD di Milano, che mi ha invitato per questa conferenza odierna. Scusa Matteo, ma siccome Anna Maria è duplice, ho sovrapposto. Ringrazio il presidente Matteo Gherghetta, che mi fa molto piacere vedere, ed è sempre un piacere vedere la professoressa Bruce, che è sempre così efficace nelle cose che dice, e ha usato questi versi che effettivamente riescono ad unire, Silvana, i sentimenti sia di chi è rimasto, sia anche di coloro che sono andati via nell'esilio e che abbiamo sentito tantissime volte, e dimostra una sola cosa. Tutti quanti gli istriani, i polesani, i fiumani, i dalmati sono un unico popolo, una, certo, gente che è stata divisa dalle vicende della storia, però, e sempre, della politica, sì, iniqua, ma che hanno mantenuto la sussistenza e la condivisione di essere un'unica gente. Quindi ecco, fa molto piacere sentire questi versi. Grazie. Allora io, ecco, inizio questo mio percorso per quanto riguarda Dante nell'Adriatico orientale dicendo che adesso noi stiamo compiendo già da tempo anche un progetto
culturale con la NVGD nazionale che comporterà il... scusate un attimo, dovete togliere il volume vostro. Ah, c'è un volume, sento un rimbombo, c'è qualcuno che è acceso, e che ha il microfono acceso e mi fa... sento il ritorno. Che disturba, sì. Sì. Okay. Allora... forse Silvana, ma forse ti dovessi serrare il microfono, per favore. Sì, un momento. Grazie. Ecco, noi stiamo come ANVGD portando avanti un percorso molto importante relativo ad arte per l'anno proprio del Dante. E quindi abbiamo già tenuto alcuni incontri, ma è sempre un piacere per me parlare di Dante, che adoro e amo particolarmente. E come ho già detto già poco tempo fa, non è il mio intento quello di proporre delle grandissime novità, ma quello di motivare il perché la figura dantesca ha questa importanza e ha questo livello di considerazione così importante nel mondo adriatico orientale. E chiaramente, per quanto riguarda la vita di Dante Alighieri, io adesso so che abbiamo un uditorio anche di docenti e quindi certamente non hanno bisogno di queste notizie, però sappiamo che le fonti in merito anche alla vita ci giungono da varie direzioni e sono tre soprattutto le fonti fondamentali per motivi evidenti. Le sole fonti che sono storicamente riconosciute sono i documenti d'archivio rinvenuti e vagliati in gran parte dei dantischi ottocenteschi e più che i riferimenti biografici ricavabili dall'opera stessa dell'autore e le informazioni che poi sono state fornite da scrittori posteriori ma anche cronologicamente vicini, come ad esempio Boccaccio, Sacchetti e soprattutto lo storico umanista Leonardo Bruni, che ebbe accesso a delle fonti documentarie che oggi, ahimè, non ci sono più, sono andate perdute. Questo prezioso materiale non è particolarmente abbondante e soprattutto si riferisce per la maggior parte al periodo fiorentino, durante il quale la partecipazione alla vita sociale e politica del comune fa meglio cogliere l'umanità stessa del poeta, che era tutta protesa verso i problemi concreti e reali, mentre risulta in realtà molto più incerta la vicenda biografica proprio dell'esilio, certamente qui adesso nel nostro discorso odierno di particolare interesse, in quanto la vicenda dell'esilio è stata variata evidentemente da continui spostamenti, non tutti ricostruibili esattamente con certezza. Quello che sappiamo è che dopo essere nato a Firenze nel 1265, proprio in questo mese, probabilmente maggio o forse giugno, Dante, che apparteneva alla piccola nobiltà guelfa, fu in situazione di gravi difficoltà con la figura paterna, che addirittura fu accusato di usura. Rimase però ben presto orfano, come sappiamo, dei genitori, e quindi la sua giovinezza fu quella tipica dei giovani gentiluomini del tempo, piuttosto spensierata anche e abbastanza gaudente. Sappiamo poco della sua formazione della fanciullezza, però è molto probabile che sia stato educato nel convento di Santa Croce dai frati francescani e che i suoi primi studi siano stati sui classici latini ed in particolare, non a caso, Virgilio, che poi sarà con lui presente in quasi tutto il percorso all'interno del Viaggio della Commedia, che appunto spiegherebbe la sua presenza, e si formò sui mistici come Sant'Agostino. Potrebbe anche aver frequentato il convento domenicano di Santa Maria Novella, che era più attento alla filosofia aristotelica e tomistica. Sto dicendo questo perché in effetti sappiamo bene che nella Commedia spessissimo troviamo una serie di riferimenti incredibili e tra l'altro molto importanti, soprattutto per l'epoca, in merito appunto a varie discipline e non solamente al testo e al contesto letterario o tutt'al più filosofico.
Certamente però più che gli studi regolari furono le discussioni con i maestri di queste due scuole conventuali, francescani e domenicani. Che è successo? Mi sentite? Ah, ecco. Io però continuo a sentire questo ritorno, È una cosa terribile. Allora, dicevo, furono proprio le discussioni con i maestri di queste due scuole conventuali, i francescani e i domenicani, a formare le basi filosofiche di Dante, che fu anche interessato alle arti, amico dei pittori, dei musicisti, come per esempio personaggi che poi incontrerà nella Divina Commedia, il liutaio Belacqua e il musico Casella, le cui melodie hanno tanto deliziato il poeta, tanto da lasciare uno spazio per il suo amico persino nel purgatorio. Vedremo apparire anche il suo amatissimo maestro di filosofia e di retorica, Brunetto Latini, come viene dichiarato dallo stesso Dante nell'Inferno. E per quanto riguarda le frequentazioni della scuola maggiore del suo tempo, cioè quella dello Stil Novo, fu particolarmente amico di Guido Cavalcanti, di Lapo Gianni, di Cino da Pistoia, che sono tanto nominati, anche citati nei bellissimi versi delle rime, no? Guido, io vorrei che tu e Lapo ed io, e in più nel periodo in cui si spostò anche a Bologna, conobbe anche il capo scuola dello Stil Novo, cioè Guido Guinizzelli. Però tutti questi avvenimenti lasciano in realtà poche tracce nella vita intellettuale del poeta, che negli anni giovanili dell'esperienza stilnovistica era preso proprio da queste sperimentazioni nuove e dagli effetti dell'incontro la prima volta già a 9 anni nel 1274 e poi la seconda che lo catturerà completamente a 18 con Beatrice di Folco Portinari, amore della sua vita, sua musa ispiratrice, angelo di salvezza, andata successivamente sposa a Simone de Bardi e morta poi giovanissima nel 1290. La profonda crisi esistenziale subentrata nell'animo del poeta in seguito a tali circostanze trova sicuramente la massima espressione nella Vita Nuova, che è composta tutta come raccolta tra il 1292 e il 1294 e in particolare nei versi bellissimi di Tanto gentile e tanto onesta pare, che adesso possiamo ascoltare. Grazie. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia, quando ella al tuo saluti, che ogni lingua deve tremando muta, gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender nulla può chi non la prova. E par che della sua labbia si muova uno spirito soave, pien d'amore, che va dicendo all'anima, sospira. Ecco, allora, ho difficoltà a fare la condivisione delle immagini e contemporaneamente con il mio audio. Non so come possa fare. Ecco, forse adesso ci riesco. Ecco, allora, come abbiamo sentito, in questi versi viene espressa tutta questa passione, soprattutto giovanile, ma che rimarrà per tutta la sua vita nei confronti di questa donna.
E nel frattempo però la vita tumultuosa di Firenze, la vita pubblica, era assolutamente intensa, e Dante viene coinvolto sia nella battaglia di Campaldino, ma poi in tutta una serie di vicende. Si iscrive, come sappiamo, all'arte dei medici e degli speziali, e in questo modo poté essere eletto nel Consiglio Speciale del Popolo, quindi poi nel Consiglio dei Savi per l'elezione dei priori, poi nel Consiglio dei Cento, infine divenne appunto proprio priore nel giugno del 1300, anno del primo giubileo proclamato da Papa Bonifacio VIII. In una sua lettera perduta, e citata proprio dall'umanista Leonardo Bruni, di cui parlavo prima, egli stesso fa risalire a tale incarico tutti i suoi mali. Infatti dice: «Tutti i mali e tutti gli inconvenienti miei, dagli infausti comizi del mio priorato, ebbono origine e cagione». Gli anni in cui Dante si dedica all'attività politica coincidono anche con una fase estremamente delicata della storia di Firenze. Si sviluppano i contrasti fortissimi tra varie famiglie, si acuisce sempre di più la frattura tra guelfi bianchi e neri, e il Papa Bonifacio VIII tentava in maniera sempre più evidente di intromettersi negli affari politici di Firenze, mirando ad un'espansione del suo stato su tutta la Toscana. Dante ha saputo affrontare tutte queste situazioni con un grande senso di equilibrio e di equità, proponendo di mandare al confino, come sappiamo, i capi delle due fazioni, anche se tra questi c'era proprio il suo carissimo amico Cavalcanti. Nel 1301 viene inviato in una famigerata missione come ambasciatore a Roma, proprio presso lo stesso Papa, per saggiare le sue reali intenzioni, e si sa che mentre si trovava sulla via del ritorno nell'area di Siena viene a sapere che tutti i suoi beni erano stati confiscati, che era stato condannato per baratteria, quindi in pratica per corruzione, per guadagni illeciti, ad una multa altissima per l'epoca di 5.000 fiorini e all'esclusione dalle pubbliche cariche. Non essendosi presentato a giustificarsi e a pagare, due mesi dopo fu condannato alla definitiva confisca dei beni e a morte, tanto che sarebbe stato bruciato vivo se fosse caduto nelle mani del comune. Non tornò più a Firenze e lui, orgoglioso cittadino di un libero comune ed innocente, fu costretto ad andare Ramingo, elemosinando sostegno presso le più importanti corti dell'epoca. Però se l'esilio, con le sue delusioni e amarezze, mise a dura prova la forza d'animo e i sentimenti di Dante, d'altra parte segnò anche la parte della sua evoluzione artistica e morale più importante. Questo sarà appunto il periodo delle grandi composizioni, del Convivio, del De Vulgari Eloquentia, del De Monarchia e soprattutto naturalmente della Commedia. Negli anni dell'esilio molte furono le città e le corti che lo ospitarono, e prima fra tutte Verona, presso Bartolomeo della Scala, poi suo figlio Cangrande, che gli dimostrarono grande stima e amicizia. Dopo tutta una serie di avventure e disavventure, perché poi si recherà a Treviso, andrà a Venezia, a Padova, nella Lunigiana, ad Arezzo e a Lucca. Alcuni biografi dicono addirittura che si sia recato anche a Parigi, o che volesse andare a Parigi, proprio interrotto questo viaggio dalla discesa di Arrigo VII in Italia. Nei confronti di questo principe sappiamo bene che Dante aveva nutrito delle grandissime speranze, in realtà, per quanto riguardava soprattutto la condizione dell'Italia. Ma ahimè, sappiamo bene che tutto questo non avrà nessun esito, anche perché Arrigo VII muore improvvisamente presso Siena, e quindi qualunque tipo di speranza nei suoi confronti diventerà certamente vana. Scusate, ecco, forse va meglio così? Si sente meno rimbombo? Non so. Allora, durante uno di questi viaggi che fa, sembra che Dante si rechi anche fino
Ad Aquileia, certamente, nel patriarcato, questo ha fatto pensare che ciò che dice a proposito di Pole dell'Istria abbia motivo di giustificare un suo viaggio fino a lì. I viaggi sono stati moltissimi, andrà a Ravenna presso Guido Novello da Polenta e nei vari viaggi che compirà per missioni cosiddette diplomatiche sarà colpito dalla malaria e muore proprio a Ravenna tra il 13 e il 14 settembre del 1321. E sappiamo bene che è stato sepolto in un'urna nella chiesa di San Pier Maggiore, detta in seguito di San Francesco, e aveva proprio da pochissimo terminato la stesura della Commedia. Studiosi, amanti di Dante, esperti hanno appunto per secoli lavorato sugli studi danteschi e hanno cercato di dimostrare tutta una serie di passaggi, ma soprattutto nell'opera dell'insigne studioso triestino Baccio Zigliotto si raggiunge l'apice, almeno fino ad un certo momento storico, della documentazione e dell'attenzione. Molte notizie fornite proprio da Zigliotto sono confortate anche dagli studi di Giorgio Petrocchi, che è considerato uno dei maggiori e più attendibili biografi di Dante, tra i quali sono da aggiungere naturalmente anche Luca Seriani, Enrico Molato, Giovanna Frosini, Giuseppe Legga, Andrea Riccardi, per non parlare di Gianfranco Contini e Vittorio Sermonti con le sue famosissime letture dantesche, e molti altri nomi ancora si potrebbero citare, ma è inutile andare a fare un elenco lunghissimo, certamente. La cosa importante collegata anche alla presenza della amica Silvana Vrus per la società Dante Alighieri di Pola è che dalla Venezia Giulia partirono sempre delegazioni e rappresentanti delle società Dante Alighieri diffuse nell'Istria, in Dalmazia, a Fiume, già dal 1889 per tutelare la lingua e la cultura italiane. Per Firenze o per altre città dove si svolgessero cerimonie in onore di Dante per i diversi centenari. E quando, come in occasione del secentenario del 1865, in pieno periodo di agitazioni irredentistiche, questo nelle città giuliane non fu possibile proprio perché fu proibito dalle autorità asburgiche, si verificarono in diverse di esse e a Trieste numerosi episodi, diciamo alternativi, che assunsero chiaramente la dimensione della protesta, che sono stati narrati proprio come un dovizia di particolari, sempre dallo puntuale Baccio Zigliotto. Ed è proprio per quello che è stato il sostrato culturale e particolarmente linguistico di queste terre che si può comprendere l'attenzione riservata da Dante, dal poeta, al dialetto volgare di questi luoghi e alla lingua qui utilizzata nell'ambito delle sue ricerche che condusse nel De Vulgari Eloquentia. Ma per analizzare questa importante originale opera è necessario anche fare lo stesso tipo di considerazioni linguistiche pure per la Commedia, in cui certamente Dante si occupa pure della lingua, persino della scrittura e della valenza della stessa scrittura, di cui poi spiega tutta una serie di precisazioni, di motivazioni nella famosa epistola a Can Grande della Scala, dove comunica che sta per scrivere quest'opera e che la scriverà in questo modo, cioè che darà alla lingua tutta una serie di contenuti e di forme fondamentali. Diciamo che relativamente all'Istria testimonia anche una conoscenza diretta o non di quest'area dell'Adriatico che ora possiamo vedere in questa immagine, ecco, in cui è molto evidente il fatto che tutta quanta l'Istria, come si può vedere, l'area del Quarnaro e la Dalmazia, componeva un corpo unico con tutto il resto della penisola italica, anche perché geologicamente parlando sappiamo bene che è proprio esattamente così, cioè c'è un crinale che è lo stesso, che prosegue da questa sponda dell'Adriatico e che
si porta dall'altro lato per andare fino giù in fondo alla Dalmazia. Quindi dal punto di vista geografico e geologico c'è questa continuità decisamente riconosciuta. Dal punto di vista storico invece tutta l'area dell'Adriatico orientale seguiva la storia, la cultura, la lingua del resto della penisola dall'altra parte, e dunque è abbastanza evidente che il nostro considerasse, come tutti i suoi coevi dell'epoca, tutto l'ambito dell'Adriatico orientale parte integrante dell'Italia, se non tanto per i confini, ma per la storia, la cultura e la lingua, certamente sì. Alla grande complessità lessicale Dante giunge grazie alla sua genialità e anche ad un'assidua ricerca partita proprio dall'esperienza della vita nuova e delle rime, che lo porterà così avanti tanto da poter dimostrare quali siano le reali capacità del volgare, anche se era una lingua ancora giovane. Quindi si può comprendere bene per quale motivo Dante sia considerato il padre della lingua italiana, anche se non è stato il primo ad utilizzarla in un'opera letteraria, è stato però sicuramente il primo che l'ha resa capace di un uso letterario senza limitazioni, e con la sua enorme diffusione nelle diverse aree geografiche ha anche contribuito al processo di unificazione. Il De Vulgari Eloquentia quindi non è nient'altro che un trattato di linguistica e di retorica, e probabilmente in quest'ottica può essere considerato persino il primo saggio di letteratura italiana. È certo che sia il convivio che la monarchia costituiscono, oltre che gli esempi di uno sperimentalismo anche più ardito, un particolare tentativo di ripensamento del ruolo di intellettuale in relazione all'esilio e ai nuovi stimoli culturali che il mutato contesto biografico comporta. Però, per quanto riguarda il De Vulgari Eloquentia, è quello in cui per primo si fanno riferimenti all'esilio. L'elemento cardine di tutto questo discorso è rappresentato dai riferimenti, anche se veloci e in certi casi neanche particolarmente esaltanti, che Dante fa nei confronti del dialetto istriano, o nello specifico quando parla degli istrioto, che sono utili non tanto ad esaltarne la qualità, ma soprattutto per indicare che già nella mentalità, nella cultura del 1300, era chiaro che veniva contemplato il fatto che quel dialetto fosse uno dei diversi dialetti italici, tutti peraltro giudicati dal poeta indegni a costituire il volgare. Però, tralasciando questo aspetto, che è proprio quello specifico degli studi, il trattato è estremamente importante per il mondo giuliano in generale e per gli istriani in particolare, per spiegare e motivare uno dei diversi motivi per cui è stato elevato a loro assoluto e simbolico rappresentante questo incredibile genio, in cui si sono rispecchiati non solo i desideri di libertà e i sentimenti più recenti della nostra storia, ma anche per dimostrare l'intangibile e a questo punto assolutamente evidente unitarietà della lingua e della cultura degli istriani rispetto alla lingua e alla cultura italiana da sempre. Anche quando le vicende storiche, e sappiamo che sono state moltissime nel tempo, hanno sottoposto le bellissime città adriatiche, che sono dei veri e propri luoghi di grazia, a dominazioni e invasioni di tutti i tipi, che quasi tutto hanno saputo travolgere, tranne questo senso incredibile di appartenenza ad una nazione che solo la lingua e la cultura hanno sempre saputo proclamare. La coscienza di essere italiani, di sentirsi tali oggi e ieri, come allora nel 1300, quando non ha potuto trovare altri riferimenti ed appigli, quando tutto sembrava cancellato ed obliato da entrambe le parti, ha potuto invece individuare nella lingua di Dante, la lingua italiana, quella lingua da lui riconosciuta come tale nell'Istria da tempi immemorabili, l'unico elemento di unione e talvolta l'unico dell'esistenza di un incredibile numero di persone, di un popolo, che soprattutto la storia recente ha considerato spesso scomodo.
La modernità e l'importanza del divulgare eloquenza quindi consiste nella consapevolezza vigorosa dell'opera preminente degli scrittori nella formazione del linguaggio di un popolo. Questa concretezza nella ricerca sui problemi linguistici, intesi come emanazione di un sostrato sociale, etnico, morale, storico, geografico, fa scoprire a Dante l'unità linguistica d'Italia e il problema della lingua diviene vivo e appassionante fino a diventare anche un problema di identità. Considerando dunque da vicino questo trattato sull'eloquenza, in esso Dante, rivolgendosi in latino, peraltro va detto, perché quello che si legge nelle varie edizioni è una traduzione dall'originale latino del poeta, rivolgendosi in latino ai dotti, spiega e giustifica proprio la dignità del volgare. E non a caso lo aveva scritto in latino, esattamente per le polemiche che c'erano già allora in corso, per cui moltissimi dicevano che era assurdo ed era improprio pretendere di scrivere opere di alto valore artistico e letterario o culturale in genere in quella linguettina che era il volgare. E invece Dante risponde in latino a questi saccenti, come li considerava lui tra virgolette, perché proprio in latino vuole dimostrare quanto il volgare fosse invece degno dello stesso livello di lingua ufficiale e di lingua anche culturale. Affianca tale opera a quanto già precedentemente espresso nel convivio e lasciato poi in sospeso, forse per l'urgenza che aveva di trovare proprio una chiarificazione teorica sul volgare che individuasse i suoi destinatari proprio nei detrattori della medesima lingua. Quindi non è casuale, certamente Dante era anche, se vogliamo, un po' dispettosetto in certe occasioni, quindi sapeva benissimo dove andare a parare. Per cui il trattato si ferma ad un certo punto, però non è stato completato del tutto, e si ferma su una frase che rimane incompleta. E la frase è questa: infatti, poiché tutte le cose che diciamo in rima le cantiamo in senso favorevole o sfavorevole, talora per persuadere, talora per dissuadere, le parole che si dicono in senso sfavorevole si muovono sempre concise e rapide verso la fine. Le altre vi giungano in ogni loro parte con conveniente ampiezza. Questo perché proprio vuole spiegare come si debba utilizzare non solo la lingua, ma anche ogni singola parola all'interno della lingua e ogni singolo motto, cenno all'interno degli idiomi, dei dialetti, in quella che sarà appunto la sua analisi generale di tutti i dialetti d'Italia, in cui nel lato che compete, diciamo così, alla parte dell'Istria, di Fiume, della Dalmazia, inserisce il dialetto istriano o istrioto, che dir si voglia. Infatti adesso vedremo cosa dice, perché suddivide l'Italia in due parti e con certezza colloca l'Istria e i suoi abitanti tra coloro che costituiscono quella parte orientale. E dice: quanto al Friuli e all'Istria, non possono appartenere che alla parte sinistra dell'Italia. E poco più avanti, proprio facendo l'analisi dei diversi dialetti che trova tutti comunque poco adeguati, dice: hanno lingua diversa i siciliani dai pugliesi e inoltre i lombardi dai trevisani e dai veneti e questi dai friulani e i friulani dagli istriani. Su ciò credo che nessuno possa non essere d'accordo con noi. Asserisce quindi che se sono almeno 14 dialetti italiani e che ciascuno rappresenta delle diversità, asserisce questo: da questo quadro appare che la sola Italia presenta almeno 14 volgari diversi, ma ancora ciascun volgare presenta nel suo interno delle variazioni. Ecco, e con ciò si riferisce ad esempio al caso dell'istrioto rispetto al dialetto istroveneto. L'unità linguistica è proposta come prefigurazione di una unità nazionale, comprensiva per il grande anche dell'Istria, in un rapporto tra politica da una parte e cultura e lingua dall'altra. Dall'epoca di Dante in poi, quindi, si succederà
per questi motivi, proprio perché la storia dell'Adriatico orientale è stata estremamente altalenante e queste terre, queste regioni hanno spesso avuto governanti e dominatori diversi, ecco perché il poeta già dai suoi tempi era stato assunto come simbolo di qualcosa, simbolo di una cultura, di una storia, di una lingua che era lì a testimoniare tutto questo. Appunto dall'epoca di Dante nella penisola istriana, in tutta la Venezia Giulia e anche sulla costa adriatica sino alla Dalmazia si succederà una fioritura culturale che troverà illustri rappresentanti, ad esempio cito dei nomi famosissimi, Pierpaolo Vergerio, sia il vecchio che il giovane, Niccolò Tommaseo, fino ad arrivare all'esplosione culturale e letteraria che dalla metà dell'Ottocento sino alla Seconda Guerra Mondiale e poi ad andare avanti ancora oggi, fino ad oggi, e troverà manifestazioni eccellenti nell'opera di autori come Slata, per Saba, Svevo, 48 Gambini, Sant'Arcangeli, Morovic, Buric, Stuparic e tanti altri che costituiscono dei capisaldi della letteratura non regionale, ma italiana di ampio respiro. E dopo la guerra e l'esodo, tanti nomi ben noti, da Tomizza a Madieri, a Claudio Magris, fino alla Mori, a Milani, a Curto e a tantissimi altri e a tanti altri che oggi da una parte e dall'altra del mare continuano a portare avanti questo messaggio e questa cultura. Quindi definito un po' tutto questo, sappiamo che poi nella famosa epistola che un pochino fa la spola tra le opere di Dante e la commedia, tra le altre opere di Dante e la commedia, e nell'epistola viene definita tutta quanta l'opera, come sarà suddivisa, saranno tre cantiche, e ogni cantica aveva un titolo a parte, si chiamava semplicemente commedia e sappiamo bene che fu Boccaccio quasi sicuramente successivamente o in uno scambio epistolare con Petrarca o nel trattatello in laude di Dante a definire divino il poeta, alludendo all'argomento trascendente, le facoltà umane e all'elevato livello letterario e determinando così da quel momento questa attribuzione. Nel canto introduttivo Dante, che diventa non solo autor e agens, al 35esimo anno di vita sappiamo che narra di essersi smarrito nella famosissima selva oscura, piena di insidie, alla quale riesce a sfuggire solo grazie al soccorso del poeta latino Virgilio, che abbiamo già nominato prima, apparsogli sotto forma di ombra. E sarà proprio Virgilio a guidare Dante nei primi due regni, mentre nel paradiso la sua guida sarà appunto Beatrice. Tutta questa vicenda ha un valore chiaramente allegorico, figurale, si rifà a tradizioni molto note di viaggi nell'aldilà, a cominciare da quelli di Enea e di San Paolo, che Dante considerava in qualche modo i suoi precursori, e si pone l'obiettivo di indicare un percorso per ritrovare la retta via, ma questo insomma si sa benissimo, non a caso questo viaggio ipotetico dovrebbe durare 7 giorni, iniziare il venerdì santo del 1300, giorno culminante per il culto cristiano della Quaresima, ad indicare il valore fondamentale del pentimento e della purificazione. E deve culminare questo suo viaggio con la visione di Dio. Però prima di entrare nel contesto della commedia, che ancora una volta con moltissimi suoi versi rappresenta il mondo politico, il mondo ideologico, il mondo ideale di Dante da ogni punto di vista, c'è un passaggio molto bello, poetico, che torna di nuovo alla figura della donna, ma in questo caso di una donna abbinata ad un uomo, è l'incontro particolarissimo nel quinto canto dell'Inferno con Paolo e Francesca, ma soprattutto con Francesca, con cui Dante si sofferma a parlare e che in qualche modo ci ricorda quei versi bellissimi già avviati con lo stinnovo nella Vita Nuova rispetto alla
donna tanto gentile e tanto onesta che vedremo apparire invece poi nel paradiso. Ecco, qui questa è una donna che poverina è stata sfortunata, è dannata nell'inferno, qui abbiamo bellissima l'immagine dell'amor sacro e profano di Tiziano, e nell'incontro famosissimo con Francesca sentiamo questi versi. Siede la terra dove è nato lui, sulla marina dove può discende, per aver pace i seguaci suoi. Amo, cal cor gentile ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il nuovo amor m'offende. Amor, che nulla amato amar perdona, mi presi del costui piacer sì forte che, come vedi, ancora nulla ora. Amor, condusse noi ad una morte, Caì attende che a vita ci pensi. Ecco, questo solamente per deliziarci un po' con dei versi particolarmente lirici e prima di andare a porci alcune domande di tipo concettuale, se così vogliamo dire. Cioè, va fatta adesso una domanda. Qual è il motivo per cui tanta importanza è stata attribuita insieme ad uno strettissimo legame, ad una condivisione di intenti dalle genti dell'Istria e più probabilmente di tutto quanto il mondo adriatico a Dante? Prima di tutto, appunto, pare per questa conoscenza vera o presunta dei luoghi. E sul fatto della conoscenza dei luoghi ci sono stati moltissimi studi anche recenti, e alcuni in opposizione ad esempio a Vittorio Sermonti, che asserisce che probabilmente dal suo punto di vista Dante non fosse davvero arrivato in Istria o a Pola, ma che è come pensare che Shakespeare non potesse scrivere Giulietta e Romeo ambientandolo a Verona se non fosse stato a Verona, ecco, nel senso che vuole dire la capacità dei poeti, l'estro poetico non ha bisogno di essere effettivamente riscontrato nella fisicità, però sembra invece da studi molto più recenti che davvero Dante, proprio per la grande presenza di fuoriusciti che c'erano da moltissimi comuni d'Italia in quest'area della parte finale della penisola, che confluivano perché trovavano ospitalità, perché arrivavano fino al patriarcato di Aquileia, perché a Verona c'erano questi grandi mecenati e perché anche nella stessa Istria c'era una grandissima esperienza comunale in quel periodo, e sembra abbastanza probabile che davvero possa avere, se non altro, visto come cita nei versi la necropoli di Arles. Però appunto la Venezia Giulia per questo si gloria di essere stata menzionata varie volte appunto dall'Alighieri, sia come abbiamo già visto prima nel De Vulgari Eloquentia e adesso nel corso della commedia, certamente nel nono canto dell'Inferno, famosissimo, in cui il poeta cita Pola, cita il Quarnaro, e stiamo vedendo qui l'immagine della piazza Foro di Pola e di un tempo, e qui vediamo l'arena di Pola oggi con i suoi fornici che danno sul mare e che ci fanno ricordare i versi famosi di Dante. Com'io fui dentro, l'occhio intorno a me, e veggio ad ogni mano grande compagna, piena di duolo e di tormento rio, sì come ad Arli, overò da una stagna, sì come a Pola, presso il Carnaro, chi l'Italia chiude e suoi termini bagna. Fanno i sepolcri tutto il loco varo, così faceva qui di ogni parte, salvo quel modo vera chiamaro, che tra gli avelli fiamme erano sparte, per le quali erano sì del tutto accesi, che ferro più non chiede vero un'arte. Ecco, le interpretazioni critiche
di tali versi di solito sono di tipo topografico. Questo era stato già sottolineato nella lettura Dantis Neapolitana di Aulo Greco, che si riferiva ai sepolcri romani di Arles, resi famosi nel Medioevo da una leggenda che narrava contenessero i resti dei cavalieri morti a Roncisvalle e ad Aliscan e alla necropoli proprio di Pola, con i sepolcri terragni di Porto Grande che ormai purtroppo sono cancellati dal tempo. Però senza dubbio è il fatto che già in epoca dantesca, come risulta anche dalle carte geografiche allora in uso, fosse chiara l'idea che l'Istria, dove le acque dell'Adriatico, appunto come viene ricordato nei versi, segnano nel Golfo del Quarnaro il naturale confine d'Italia, fosse parte integrante e riconosciuta della penisola. Naturalmente la descrizione così precisa e sicura da far dubitare, appunto, un sentito dire, come dicevo, ha scatenato moltissime polemiche e anche scontri tra gli studiosi. Però in realtà quanto è importante dimostrare davvero la presenza in questi luoghi di Dante rispetto a quanto sia invece importante l'idea che il poeta e con lui tantissimi altri del suo tempo avevano di questi luoghi, di queste regioni, della loro naturale italianità culturale e linguistica? È questo quello che conta, perché sappiamo benissimo che certe vicende storiche hanno riguardato non solamente il mondo dell'Adriatico orientale, ma anche tante altre regioni e luoghi del mondo e d'Europa in particolare, visto che l'Europa è stata ricchissima di conflitti e di scontri, laddove ogni qualvolta ci si trova in ambiti di confini o perlomeno di terre, di territori particolarmente ambiti per motivi vari, che sono certamente prima di tutto di natura economica e poi anche di altro genere, è ovvio che conti ciò che quei luoghi rappresentano e non tanto i confini delimitati sulle carte o amministrativamente gestiti da qualcuno o da qualcun altro. Quindi questo è il senso fondamentale. Sta di fatto che se per gli italiani in genere il culto di Dante è determinato dall'insuperabile livello poetico e dall'orgoglio nazionale per avere l'Italia un rappresentante così grande e così attaccato alla dignità e alla gloria della madrepatria comune, per gli adriatici, soggetti sin dal Medioevo ad invasioni straniere spesso brutali e a continue insidie alla loro integrità nazionale, il nome e l'opera di Dante divennero ben presto il simbolo supremo della patria, sublimato addirittura durante il periodo dell'irredentismo, conclusosi poi nella Prima Guerra Mondiale. Sempre Baccio Zigliotto, nei suoi commentari Aquileiensis, cioè confortato dal commento che fa i commentari Aquileiensis, che per circa un anno dicono il poeta fosse stato ospite a Udine del patriarca pagano della Torre, che governò dal 1319 al 332, cita esattamente questo passo per dimostrare appunto questa presenza. Da qui era chiaro che da Aquileia fosse facile compiere diversi viaggi, soggiornando forse pare a Gorizia presso il conte Enrico II, a Duino presso il signore Ugone IV, e da qui, come testimonia anche Pietro Candler, riferendosi a qualche cronachetta manoscritta dell'epoca, dei secoli XVII e XVIII, ora non più visionabile, nel senso che andata perduta, si sarebbe recato a Pola, ospite nel convento dei Benedettini in San Michele. Molti inoltre ritengono possibili tali viaggi e soggiorni anche perché Dante sapeva bene di poter incontrare appunto in Istria tanti altri amici, tanti fuoriusciti, tanti fiorentini e non come lui, in qualche modo perseguitati per motivi di tipo ideale e politico. Tutte queste non sono prove certissime, ma sono piuttosto attendibili.
soprattutto se si pensa a quanta attenzione sia stata rivolta appunto dagli studiosi dell'area adriatica a questo interrogativo nel corso di moltissimo tempo. Tra tutti questi è importante ricordare che per esempio si era dedicato allo studio di Dante, alla conoscenza e anche alla sua diffusione anche Pierpaolo Vergerio il Vecchio, che ho citato prima, di Capodistria, Domenico Rossetti, Girolamo Muzio, il dalmata Francesco Fortunio e naturalmente nel 1837 Niccolò Tommaseo, che redasse il famoso commento alla Divina Commedia, suscitando tra l'altro plauso ed ammirazione non solamente in Italia ma anche altrove. Tommaseo peraltro era giunto al commento come ad una prima conclusione dei suoi studi giovanili su Dante, spinto in qualche modo dalla grandissima ammirazione per il poeta fiorentino e poi ampliando la sua cultura e maturando anche l'opera e l'ingegno, nella solitudine del primo esilio che egli stesso visse, nacque il commento nella sua stesura e, nonostante avesse avuto subito moltissimi apprezzamenti, non era soddisfatto del proprio lavoro. Continuò ad approfondire il pensiero di Dante e ad individuare sempre maggiori elementi comuni a lui e al grande maestro. E questo rese possibile una indagine così profonda perché si individuava una affinità di carattere di pensiero che li accomunava nell'ideale dell'italianità. Si potrebbero elencare ancora molti studiosi e amanti del sommo poeta che si occuparono di testimoniare questo profondo interesse e legame degli istriani e degli adriatici in genere per quello che veniva definito il padre Dante, fino soprattutto a Baccio Zigliotto, ma anche a Michele Barbi, che in realtà ha composto, diciamo che è giusto dire ha composto, perché il risultato è stato di livello davvero artistico, una poeticissima edizione della biografia dantesca e fino ad arrivare al contemporaneo Giorgio Petrocchi. Quindi se andiamo un po' a trarre delle conclusioni, quello che conta non è appunto provare davvero la presenza di Dante in questi luoghi, quanto il fatto che da una parte e dall'altra dell'Adriatico, già ai suoi tempi, chiunque proclamava il valore dell'artista italico letto e noto a tutti coloro che erano o si sentivano italiani per cultura, per lingua, per storia, e che i confini dell'Italia arrivassero a quel Carnaro, quasi da nessuno conosciuto allora con questo nome, che era un nome volgare, appunto del volgare, e alla Dalmazia, che apparivano parte della penisola italica, sia nella topografia delle carte geografiche coeve, sia nella loro costituzione culturale. Andando ora a porsi la questione se Dante abbia scritto la sua opera maggiore secondo le idee espresse negli studi sulla lingua, bisogna anche convenire sul fatto che non troviamo realizzato nel poema un esempio di volgare illustre che rispecchia appieno le indicazioni fornite, né individuiamo il teorizzato adeguamento dello stile al genere, perché egli usa tutti gli stili e non solamente quello mediocre come premetteva proprio nella epistola a Can Grande della Scala, ma propone una pluralità di toni e una pluralità di strati lessicali che vanno dal tragico al comico, all'umile, al solenne, al grottesco, al plebeo. Nello specifico, la lingua della commedia ha come base il fiorentino, anche se l'autore lo aveva teoricamente scartato, in quanto lo riteneva uno dei volgari più municipali ed appartati. Questo dialetto viene impiegato molto di più oltre il registro aulico, con l'uso di termini quotidiani, popolareschi, talvolta persino osceni. Ma quando noi arriviamo con il poeta alla cantica del Purgatorio, qui c'è veramente quello che si può definire la cantica maggiore della poesia e della musica. Qui c'è il via libera alla creatività poetica. Dante è uscito finalmente dall'aura morta dell'inferno, come la definisce lui,
e può lasciare andare il suo estro, il suo ingegno, il suo animo di poeta e il suo ingegno visto come una navicella che naviga adesso per acque molto più tranquille. Per cuore migliorato, alza le vele ormai, la navicella del mio ingegno, che lascia tra sé marsi più crudele, e canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Ecco, prima di continuare, perché adesso abbiamo una delle descrizioni poetiche più belle di ciò che Dante vedrà entrando finalmente nel purgatorio, e si possono introdurre dei passaggi poetici bellissimi in cui noi quello che vediamo è il colore meraviglioso di ciò che Dante dirà di vedere e sentiamo l'effetto dell'animo del poeta, ma anche dell'uomo che sta facendo un percorso personale, che finalmente si sente in qualche modo rincuorato e quasi lo vediamo sorridere con tutto ciò che ha intorno mentre si accinge ad entrare nel secondo regno. Dolce colore orientale zaffiro, che si accoglieva nel sereno spettro di mezzo, puro infino al primo giro, agli occhi miei ricominciò a dire, tosto che uscì fuori dell'aura morta, che m'aveva contristati gli occhi e il petto. Lo bel pianeta che da mar conforta faceva tutto riter l'oriente, velando i pesci che erano in sua scorta. Ecco, ma da questo momento così bello, così estatico, torniamo sempre con Dante alla situazione politica. Ed eccoci di nuovo qua. Abbiamo una bellissima cartina storica dell'Italia, della penisola, e vedete le coste anche qui dell'Adriatico orientale. Perché? Perché anche nel sesto canto dell'Inferno Dante affronta il tema politico, ma lo affronta in un'ottica che è fondamentale proprio per il mondo adriatico. Il mondo adriatico, che purtroppo ha avuto sempre moltissimi dominatori, ha avuto governanti diversi, ha avuto confini diversi, è dovuto sottostare continuamente a qualcuno, tranne diciamo il periodo meraviglioso romano, ma peraltro anche i romani erano stati inizialmente dei conquistatori, e i sette secoli di Serenissima Repubblica di Venezia. Anche questa inizialmente una conquistatrice, poi amica, poi alleata, poi socia, e quindi in una condizione sicuramente diversa, ma un concetto fondamentale. E quello che preme tantissimo a Dante è la mancanza di unità dell'Italia. Quello che si verificava allora e che si verifica ancora oggi, perché è vero che i confini sono uniti, anche se dopo la riunificazione totale, dopo la prima guerra mondiale, quel periodo unitario è durato pochissimo tempo, perché con la seconda guerra e con l'esodo, dopo il trattato del 47 di Parigi, il trattato di pace, le terre appunto adriatiche orientali sono andate perdute, passate alla ex Jugoslavia. Ma ancora oggi noi non abbiamo una vera unitarietà. Il popolo italiano, la popolazione italiana non ha questo senso dell'appartenenza ad un unico mondo, ad un'unica storia, ad un'unica cultura, ad un'unica lingua, che è tanto bella, tanto ricca, costituita appunto da tantissimi anche idiomi, da tantissimi dialetti, ma che non riescono, ciò nonostante, a creare un humus, un sostrato tale da far sentire tutti parte di un unicum eccezionale. Dante già allora si poneva questo problema, e nel momento in cui però si rivolge all'Italia, nel famoso canto sesto, quando incontrerà Sordello da Goito, avrà
accenti molto particolari che vanno da quelli della comprensione, se così vogliamo dire, a quelli del disprezzo per una certa incapacità appunto di trovare unità. E dunque nel sesto canto Dante incontra Sordello da Goto. Oh Mantuano, io sono Sordello della tua terra. E l'un l'altro abbracciava. Ai serva Italia, di dolore ostella, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello. Quell'anima gentile fu così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo quivi festa. E ora in te non stanno senza guerra con i tuoi, e null'altro si rode di quei con muro una fossa, serra. Cerca, misera, intorno dalle nuove panine, e poi ti guarda a te, sa che una parte in te di pari gode. Ecco, nell'altalenare del pensiero politico, ma anche delle emozioni di Dante, si passa da momenti di tale tristezza e anche di grande dolore per questa mancanza di unità dell'Italia, che appunto è quanto mai significativa per il mondo adriatico orientale, ad altri momenti particolarmente effusivi ed emotivi che pure tornano al mondo adriatico, all'esodo in questo caso, a chi è partito e a chi è rimasto, perché sempre nel Purgatorio, che appunto è questa meravigliosissima cantica della poesia più alta e della musicalità, c'è nel canto ottavo uno splendido momento che si tiene al tramonto. Qui vediamo una meravigliosa immagine di un'opera di Turner, quando il poeta ricorda che al tramonto è proprio il momento in cui si provano le emozioni della malinconia, della nostalgia. All'epoca, quando si partiva con le navi, quando i naviganti, come li chiama lui, partivano, sapevano che partivano, non sapevano esattamente quando sarebbero tornati, se sarebbero anche tornati. Dunque, andare via, lasciare la propria casa, lasciare i propri affetti, lasciare gli amici, lasciare le persone care, era un qualcosa che colpiva il cuore nel momento in cui si andava verso un'altra realtà, verso un altro mondo, niente di più vicino a quello che hanno vissuto gli esuli e i rimasti. Una nave certamente molto più triste e molto più squallida rispetto a questa bellissima immagine di Turner, quella del Toscana o degli altri piroscafi che hanno portato via gli esuli e che lasciavano sulle banchine quelli che rimanevano e che salutavano. E quindi questo è un altro momento che talvolta non si coglie. Molto spesso sentiamo questi versi a scuola, all'università, nelle famose letture dantesche, e quello che viene rilevato è appunto solamente il momento particolarmente elevato, lirico, effusivo, sentimentale, bellissimo, musicale, ma per chi proviene dal mondo dell'Adriatico orientale, per chi proviene da quelle terre o per chi vive ancora oggi in quelle terre, abbiamo sentito prima i versi bellissimi letti dalla professoressa Vruss, il lasciarsi, il salutarsi, il dirsi addio al tramonto, quando la giornata finisce, lascia quel tipo di emozione, quel tipo di sensazione, quei sentimenti, che è vero che spesso sono ammantati di malinconia e anche di nostalgia molto forte, ma che sono anche quelli che tengono però uniti e che fanno pensare che così come ci sono stati degli addii, ci possono essere dei ritrovarsi, dei risalutarsi, dei ritorni che creino non più una partenza definitiva, ma eventualmente un andare ed un venire. Era già allora
che volge di sì i navicanti, e intenerisce il cuore. Lo di, candette dolci amici, addio. E che un nuovo pellegrin d'amore punge, se ode squilla di lontano, che poi a giorno piange, che si muore. Quando io incominciai a rinvivare e a mirar una delle armi surta, che l'ascoltar chiedeva con mano. Bene, ecco, nell'opera Dante accoglie ancora alcune forme, ecco, perciò vediamo come usa la lingua, con quale capacità, con quale abilità poliedrica, quante analogie è stato capace di creare, e alla ricchezza del lessico contribuiscono molti latinismi, ad esempio ci sono toni solenni che si possono vedere nell'inferno, termini tremendi, subitana per dire immediata, atra, tremenda, aspra, gallicismi, quindi quelli che venivano dal francese, l'uso comune appunto di neologismi e di termini che Dante conia egli stesso in prima persona, e ne vedremo uno eccezionale, bellissimo, nella conclusione di tutta la commedia, che è il termine del indovarsi, in dove si va, no? Quindi, e vedremo perché, perché in dove si va rende l'idea dell'entrare dentro qualcosa. Ed è esattamente quello che Dante vuole dimostrare alla fine della sua opera. Quando si rifà ad altri dialetti, questo riguarda l'uso poetico tradizionale, come per esempio nel caso del siciliano, o della caratterizzazione di un personaggio per il bolognese, questo quando incontra alcune persone che descrive provenire da una parte o dall'altra. A questa grande complessità lessicale aggiunge chiaramente la sua genialità, una grande ricerca che era partita appunto, come è stato detto, dalle esperienze della vita nuova e delle rime, e che lo porterà così avanti tanto da poter dimostrare quali siano le reali capacità del volgare, anche se è una lingua ancora giovane. E per andare alla conclusione di tutto quanto possiamo andare a vedere intanto il paradiso, dove quando vediamo l'incipit di questa cantica, la cantica più alta, più somma, quella in cui certamente l'impegno anche ideale e ideologico, storico, politico, astronomico, oltre che filosofico, religioso, spirituale soprattutto, ma spirituale relativo ad una fede grande, ad una fede anche ragionata, non ad una fede solamente istintiva o istintuale, ma ad una fede che è il risultato di un percorso non solo di vita, ma anche di ricerca reale, e di ricerca che trova i suoi perché, che si fa delle domande e che giunge a delle risposte, anche quando queste risposte talvolta sono veramente, in qualche caso anche un po' fantasiose, o determinate da quella che poi è la fede, cioè quando non può più la ragione, lì interviene la fede. Ma ogni qualvolta è possibile motivare la spiritualità attraverso la ragione, Dante lo fa. E nell'andare in paradiso, ecco, nell'accedere in questo mondo di luce, di colori, di questi cieli incredibili che si integrano uno nell'altro sino ad arrivare a quello che poi sarà appunto la visione di Dio, Dante prima di tutto in questo caso ha una ammissione di umiltà da una parte, visto che ormai sta entrando in qualcosa che non è proprio più per l'essere umano. Questo è il mondo totale dello spirito, e chiaramente un umano come lui, in carne ed ossa, cioè materia, non potrebbe stare qui e non può essere parte effettiva di questo mondo, quindi lo sforzo anche per comprendere tutto ciò che vedrà, udirà, percepirà è incredibile, ma la prima cosa che fa in questo sfolgorio di luci e di colori rende omaggio a Dio. La gloria di colui che tutto muove,
per l'universo Veneto. La gloria di colui che per l'universo bene e risplende in una parte più e in altrove. Nel cielo, che più della sua luce prende, fu io e vidi cose che ridini sa e può chi di lassù discende. Allora, chiaramente è evidente che Dante sta affrontando il momento più importante e unico di questo suo percorso, che ancora una volta però ce lo fa vedere nei panni, questa volta dell'esule, e dell'esule conclamato. Quindi abbiamo dovuto percorrere tutto quanto il viaggio praticamente nella commedia per arrivare alla profezia incredibile dell'esilio di Cacciaguida, del suo antenato, che sarà il momento della grande delusione di ciò che Dante ci presenta come se lo vivesse in quel momento, ma lui sa bene ciò che presenta, perché in effetti è già esule quando scrive tutto questo, quando scrive l'opera, e dunque sa di che cosa parla. E allora, da questo momento bellissimo di elevazione poetica e di onore a Dio che abbiamo visto poco fa, abbiamo il momento dell'incontro con l'antenato, dove la cosa importante è che prima c'è una fase quasi di, si potrebbe dire, protezione da parte di Cacciaguida, antenato, che deve dire alla sua progenie che avrà questa sorte. Ed è una cosa tristissima quella che gli deve dire, è una cosa che toglie dignità. Che ecco che gli esuli possono capire molto bene. Avere comminato l'esilio o dover subire un esilio perché non ci sono altre possibilità e perché ingiustamente ci si vede dire e rinfacciare e buttare in faccia una serie di cose importanti, e è qualcosa che ha lasciato gli esuli dell'Istria, di Fiume, della Dalmazia, per tanti e tanti anni alla ricerca di qualcosa di sé che non era più stato onorato, alla ricerca di tutto quello che era stato umiliato, di tutto quello che era stato negato e di tutto quello che era stato tenuto nell'oblio e nel silenzio più totale. Esattamente quello che è successo a Dante. Dante ha vissuto questo tipo di esperienza in un modo veramente traumatico e subendo il dolore non solo dell'allontanamento, di tutto quello che questo comporta, ma della umiliazione che gli era stata inflitta perché si voleva fortemente umiliarlo. E dunque, quando l'antenato Cacciaguida, ecco, qui abbiamo un bellissimo albero della vita che è un albero genealogico e si vede proprio, no? Dal progenitore tutti gli altri che si sono alternati e che nel tempo sono conseguiti, che portano avanti l'albero, la pianta della loro famiglia, esattamente come la pianta a cui si riferisce Cacciaguida. Oh cara pianta mia, che sì ti susi che, come veggio terrenamenti, non capere in triangoli ottusi. Così vedi le cose contingenti, anzi che siano in sé, mirando il punto a cui tutti i tempi sono presenti. Tu lascerai ogni cosa detta più terrenamente. E questo è quello statale che l'arco del vecchio pria saetta. Tu proverai sì come sa di sale lo patrui, e come duro calle lo scendere per l'altrui scale. Questo tuo grido farà come vento, che le più alte cime più percuote, e ciò non è d'onore
A questo punto c'è poco da dire. Il poeta ha detto tutto lui. Il Dante Adriaticus che vediamo qui è quello che viene esiliato, è quello che parla dell'esilio, è quello che lascia la sua eredità dell'esilio a questo mondo adriatico che tanto lo aveva preso a suo simbolo e a suo maestro in ogni ambito della vita storica, culturale, dai tempi del 1300, e che poi diventa il suo simbolo assolutamente nell'esilio, quasi in qualche modo diciamo annullando tutti gli altri, tutte le altre sfaccettature per cui Dante è considerato Adriaticus. Dante non è Adriaticus perché questa è un'immagine storica di Dante che non è di dopo l'esodo, è precedente. Quindi Dante è Adriaticus per tutte le cose che abbiamo finora visto e detto, ma Dante è ancor più poi Adriaticus perché condivide con questo mondo degli Adriatici quello che è l'esilio, che è l'esito più pesante. Ma nella dolore di questa frattura, di questa cesura insanabile e della grande umiliazione che viene inflitta agli esuli, perlomeno in alcuni momenti, in alcune fasi della loro vita, l'antenato Cacciavida lo conforta subito, e questa è una cosa che oggi il mondo degli esuli ritrova. Quindi c'è una coincidenza incredibile tra le vicende dantesche e le vicende del mondo adriatico orientale, perché quando Cacciaguida gli dice questo tuo grido, il grido di dolore che verrà espresso nella dimensione dell'esilio, sarà forte come il vento quando percuote gli alberi e li fa piegare da una parte e dall'altra, ed è quello che è successo a Dante, a tutti gli esuli come lui di allora e agli esuli dell'Istria, di Fiume, della Dalmazia, che sono stati battuti, piegati, incurvati, fiaccati da tante situazioni, ma che non si sono mai lasciati andare, e quell'urlo di dolore, quella umiliazione iniziale dice che le più alte cime più percuote, ma ciò non fa d'onor poco argomento, ma questo sarà poi nel tempo motivo di onore. Il tuo onore ti verrà restituito, e l'onore degli esuli è stato finalmente restituito, al di là di tante sciocchezze e di tante cose che vediamo anche in questi ultimi tempi, spesso sgradevoli, da parte di chi non ha capacità di intendere nel vero senso della parola la storia quella reale, la storia scientifica, la storia oggettiva che non può essere negata e che non vuole neanche riconoscere la parte dell'umanità della storia, perché la storia è storia, ma non è solo fatti e date o nomi, ma siccome quei fatti e quelle date e quei nomi sono fatti, sono costruiti, sono vissuti da esseri umani, la storia ha anche una sua umanità, cioè l'umanità della storia nel tempo torna sempre a galla, ed è quello che Dante ci dimostra e che dimostra a pieno titolo nel mondo adriatico. E allora è evidente per quali motivi Dante sia divenuto e rimanga per gli esuli una sorta di nume ed augurio di spirito che illumina l'umanità fuorviata nel deserto della cupidigia, della superbia e della sopraffazione. Il poeta ha auspicato per se stesso la riconciliazione dello spirito, che anche noi oggi, in seguito alle contingenze storiche e a questa nuova dimensione europea che ha abbassato, che ha attutito completamente le frontiere, possiamo sperare di condividere con quanti ancora sono presenti e quanti verranno, indipendentemente da qualunque linea di demarcazione, per identificarci tutti in un sentimento e in un'unica matrice culturale, che è quella che il grande padre Dante ha dimostrato e dimostra continuamente. E dove non hanno potuto gli stati, perché spesso la loro opera è stata inficiata da eventi
e da politiche scellerate ha potuto, può e potrà l'unità linguistica e culturale. E dunque non resta che concludere con l'apoteosi del paradiso con cui attraverso Dante usciamo e concludiamo questo incontro. Qual è il diametro che si affligge per misurarlo circa e non ritrova pensando il principio di vivere? Tale era io la ventura. Veder voleva come si convenne, di mago al cerchio e come si trova. Ma non erano da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore, in cui sua voglia venne. All'alta fantasia, qui manco possa, ma già volgeva il mio primo e il velli, sì come rosa, ugualmente ammossa, l'amore che muove il sole e l'altra stelle. E grazie.